Bella frate. No, vabbè. Allora, niente da dire. Saluti a tutti, oggi è sabato, buon weekend. Allora, oggi volevo parlare un attimino di un argomento che è uscito fuori così mi sembra riguardo a un video che ho visto. Di un mio amico, di un amico che vive a Milano, che abbiamo le stesse idee più o meno, e anche se a volte magari anche se qualche volta diciamo divergiamo su certi argomenti, non su tutti, ma diciamo su alcuni. Poi si parlava della legge. Avevo già fatto tempo fa un video della legge uguale per tutti, poi l'avevo levato perché ho visto che non era. Non è che interessava tanto. Però stavolta spero di sì, cioè spero di coinvolgere. Forse neanche a me interessava tanto. Però è giusto parlarne. Allora, la legge è uguale per tutti. Tutti noi abbiamo davanti al tribunale, no? Leggiamo, la legge è uguale per tutti e la legge dovrebbe essere uguale per tutti in tutta Italia. Poi però scopriamo che quattro regioni hanno lo statuto speciale. Allora la legge non è uguale per tutti, perché comunque quattro regioni hanno un qualcosa in più o qualcosa di diverso e riguarda una legge. La legge è uguale per tutti, soprattutto per quanto riguarda il mettersi il casco. Noi tutti diciamo, però la legge è uguale per tutti perché tutti dovrebbero mettersi il casco. Ed è giusto perché il casco dovrebbe proteggerti e salvarti la vita. Poi, tempo fa, mi ricordo a Striscia la Notizia, c'era Luca Abete, che infatti andava sia a Roma sia a Napoli per riprendere le persone che il casco non lo mettevano, o comunque c'erano quelli che, per esempio, oltre a non mettersi il casco, avevano come dire, 3-4 viaggiatori, no? In uno stesso mezzo. Poi però, ora io vi dico, non è che il sud o il nord, cioè, si differenzia di parecchio, ma non soltanto per quanto riguarda la legge, non per la legge scritta, perché la legge è scritta. Sì, la legge è scritta e dovrebbe valere per tutti, ma non è così. Cioè, è già dimostrato, per esempio, se una persona si mette il casco, cioè se la legge dice tutti dovete mettervi il casco perché il casco deve proteggervi. Il casco ha la durata di 5 anni, quindi ogni 5 anni lo devi cambiare. Il casco deve avere, ha delle regole, no? Deve avere uno schermo, può essere aperto, ma deve avere una visiera, il paraorecchie, puoi tenerlo chiuso, puoi tenerlo aperto, deve essere fatto in un certo modo, deve essere conforme all'Unione Europea. Cioè, neanche le leggi sono tanto chiare, in quanto esistono leggi italiane, leggi regionali, leggi comunali, leggi nazionali e leggi europee, che ognuno dice la sua, ognuno rispecchia in modo differente, cioè poi ci sono quelli che si adeguano e quelli no, e questo già porta a non avere una legge uguale per tutti. Poi uno dice c'è la legge scritta, quella diciamo la legge del governo. Ma ci sono quelle leggi non scritte, che sono quelle dei luoghi. E tu puoi andare in un posto, specialmente nel sud, e nel sud ti dicono: no, guarda, il casco non lo devi mettere, perché se lo metti
la polizia o i carabinieri pensano che tu voglia fare un attentato, che tu voglia ammazzare qualcuno, che comunque perché? Perché quelli che fanno queste cose qui tendenzialmente usano proteggersi, cioè nascondersi in un casco, e quindi allora per evitare questo fanno in modo e maniera che uno non lo metta. Può essere d'accordo, può essere non d'accordo, che poi sinceramente non vedo che cosa cambi, perché questi usano il motorino. Non è che a uno gli dice: beh, è vietato andare in motorino. D'ora in avanti a Napoli o nel sud, non si, al nord possono, tutti possono girare col motorino, al sud no, che sarebbe già una, perché comunque viene usato quello lì. Ma per esempio, c'era il discorso, per esempio, che negli anni passati gli attentatori o comunque sia le brigatiste che quando usavano le Alfa, che è colpa dell'Alfa se uno. Eppure esiste così, cioè io mi ricordo, certo sono passati anni, però la legge sul casco c'era già. E io mi ricordo quando sono andato giù ed ero in moto che mi è stato consigliato di levarmi il casco, che potevo girare tranquillamente senza. E in effetti fu così. Tanto di polizia, tanto non ti fermava nessuno. Cioè. Il punto è che noi parliamo tanto di leggi, ma a parte che le leggi sono interpretative, ma non sono, sono leggi scritte che uno dovrebbe in qualche maniera rispettare, ma poi se vai a vedere alla fine, cioè sono gli stessi che la scrivono a non rispettarla. Andate a vedere tutte le cose, cioè per esempio gente che va a fare una cosa che non dovrebbe fare, chi fa una richiesta per telefono, fanno richieste per telefono, uso di cocaina, che ne so, viaggi di stato ma senza averne l'autorità. C'è chi usa la spiaggia privata di un presidente della Repubblica quando in realtà è soltanto un favore che fa a una che non dovrebbe neanche esserci, che non ne ha titolo. Cioè, ci sono tante differenze che potrei dire tra il fatto di chi vuole rispettare le leggi e di chi invece sa che esistono, ma sa anche che si possono aggirare. I primi sono gli avvocati. Gli avvocati sono maestri in questo, nell'aggirare le leggi, senza contare coloro che i professionisti, altra categoria che sa aggirare, perché poi alla fin fine i cavilli, come si dice, cioè non è che chi fa una legge magari la pensa per un determinato problema, ma lascia margini di spazio per poter operare e favorire magari la controparte. E si sa che gli avvocati comunque devono, come dire, operare in qualche maniera come fossero delle enciclopedie o dei computer portatili pronti a dare la propria interpretazione per poter aiutare il proprio cliente. Cioè, io questo argomento è uscito fuori, cioè, tanto per non andare troppo oltre nella noia, proprio per questa storia del casco. Ma questa del casco è niente. Cioè, pensate un attimino alle varie differenze di atteggiamento, del modo di essere di polizia. In ogni paese che girate, in ogni città, troverete modi diversi di atteggiarsi. Andate a Milano, si atteggeranno in un modo, andate a Torino, ci sarà un altro atteggiamento, andate a Genova, ci sarà un altro atteggiamento ancora. Ma se poi si va al sud, si capisce che anche lì cambia totalmente il modo di essere. Per cui tutto si ripercuote sulla storia italiana.
Basterebbe che uno tornasse indietro di 200 anni per capire che la storia italiana ha influito abbastanza da, come dire, da non far cambiare niente. Cioè, un regime può cambiare a livello nazionale. Ma a livello locale non cambierà niente. Cioè, non so come spiegarlo, però se voi andate in un paese, se voi abitate in un paesino di 500 anime, dove tutti i 500 si conoscono, sono tutti amici. Uno la pensa in un modo, arriva l'altro la pensa in un'altra, c'è chi la pensa di destra, c'è chi la pensa di sinistra. C'è chi ha un'idea di come vorrebbe sviluppare il paese e c'è chi invece magari ce l'ha in un'altra, no? Quindi, però si conoscono. E uno dice, vabbè, senti, oggi tocca a te, governa tu e vediamo cosa esce fuori. E ovviamente questo ha a che fare con il paese, quindi dovrà rendere conto. Sia che sia di sinistra, sia che sia di destra, sia che sia il Movimento 5 Stelle, cioè non cambia niente. Comunque sia, a livello locale... Conoscendo tutti, cercherà di non fare brutta figura e quindi di operare nel miglior modo possibile, non calpestando i piedi a nessuno e quindi favorendo chiunque. Ecco lì che il comune, cioè, va avanti. Diversamente, quando le cose si riguarda una città grande, perché non conosci nessuno. Magari conosci solo quelli del tuo quartiere, tu ne vieni, ma c'è quello che viene da quartieri alti, c'è quello che ne verrà da quartieri bassi. Chi vince va sulle idee. Ecco, questa è la differenza che sostanziale, diciamo, la differenza tra le leggi, diciamo, di un paese e le leggi invece locali. Cioè, uno percepisce la legge nazionale, dice sì, però guarda. La legge nazionale dice che tu devi metterti il casco. Oh, vabbè, siamo amici, tu mi conosci, io sono sempre stato tranquillo. Poi lo sai, qua ci stanno a guardare tutti. E facciamo i romani, i napoletani, cioè un po' una via di mezzo. Cioè, comunque sia, chiunque ti guarda perché ti conosce. In una città, invece, non conoscendo, uno applicherà la legge. Il punto qual è? Quale legge? Perché vai in una città come Napoli, troverai magari quel vigile, cioè se becchi quello che magari è del posto, dice, oh, un po', lascia sta, perché qua se funziona così, a così. E non ci sta, cioè non puoi farci niente. È un modo come un altro per favorire se stessi e per salvarsi la pelle. Perché comunque sia, se tu vedi la persona che è davanti, se invece vedi che si nasconde, capisci subito che vuol fare qualcosa di diverso. Che poi non è vero, perché poi questi magari lo fanno anche senza casco, non è il casco che li protegge. Cioè, il punto è che la spavalderia, l'atteggiamento del luogo, è quella già la prima legge che uno incontra, che un ragazzo conosce. No, non daranno, non serve avere una legge scritta. Scritta serve, sì, per chi la fa rispettare nei luoghi in cui la fanno rispettare. Nel senso che ci sono parti d'Italia dove il diritto al rispetto delle leggi è applicato maggiormente. E poi magari vai in certi posti invece dove la legge non viene applicata, ma viene applicata una legge locale, una legge che è secolare. Come dire, chi se ne frega? Noi dobbiamo fare così perché per noi la legge è fatta così, cioè non possiamo fare altrimenti, lo fanno per tutelarsi. Cioè, lo so che diventa stanchevole, magari pensare un pensiero solo così, magari qualcuno dirà, sì, però...
Però è così, cioè, io infatti non è nata la discussione, mi sono messo a parlare, ma mi hanno detto, mi hanno dato la conferma, tutti i colleghi hanno dato una conferma di quello che stavo dicendo, che sono tutti concordi sul fatto che noi parliamo tanto di legge uguale per tutti, ma sappiamo benissimo che la legge non è uguale per tutti, dovrebbero scrivere in ogni tribunale. Più che altro loro scrivono la legge uguale per tutti, come dire che chiunque viene imputato di qualcosa, la legge che viene applicata è quella, è uguale per tutti quanti. Quindi se tu commetti un reato, sai che lo commetti qua, che lo commetti in un'altra parte, quello che ti viene dato è uguale per tutti. Però a questo punto dovrebbe essere la legge uguale per tutti, però, cioè, in caso in caso di giudizio, non è uguale per tutti, per tutto il resto. Non so, io mi sono messo a pensare così, tanto, come ho detto, parlo fra me e me. Ok? Non so, ditemi cosa ne pensate. Lo dico di nuovo, perché tanto poi lo sto dicendo a me. Tutti quelli che continuano a offendere, è inutile, tanto non vi do più retta, cioè io vi levo, non mi serve avere commenti stupidi. A me serve commenti, cioè mi piacciono, se volete mettere i commenti, se no guardatevi il video, ascoltate quello di cosa sto parlando se siete interessati, se no per me è uguale, non mi cambia la vita, tanto io non prendo un cacchio, cioè non guadagno, che guadagno soldi come fanno tanti, non guadagno niente, quindi lo faccio perché mi piace parlare, e siccome vi ho già detto qual è il mio problema, basta, no? Ciao.